L'idea di scrivere e pubblicare Se vuoi la pace, conosci la guerra, è un'idea che mi stavo portando dietro da tanti anni, cioè quella di dare ai bambini uno strumento per affrontare il tema guerra, che purtroppo tragicamente è un tema che è tutti i giorni presente nella nostra quotidianità, nelle nostre vite, di cui si parla. Non dobbiamo illuderci che i bambini siano isolati dal resto del mondo. I bambini siamo nell'era dell'infodemia, non possiamo tenerli al riparo dalle fonti di informazione. Si informano, se però non portiamo loro dei concetti, in questo caso sul tema guerra, spiegati nella maniera giusta con il linguaggio opportuno, c'è il rischio che alla fine, tutto sommato, risultino informati, ma informati male. E quindi il tentativo di questo libro, Se vuoi la pace, conosci la guerra, è appunto conoscere la guerra. Conoscere la guerra anche per smitizzare la guerra stessa, perché da bambini giochiamo alla guerra ed è oggettivamente divertente, siamo messi videogiochi, pistole di plastica, soldatini e via dicendo, ma da bambini si forma il mito della guerra, perché nessuno ci dice da bambini che la guerra degli adulti in realtà non è un gioco, ma è sofferenza, morte e distruzione. Sostanzialmente io racconto ai bambini come la guerra sia in realtà una guerra tra due grandi Pinocchio, perché ognuna delle due parti in conflitto, in ogni conflitto, vuole controllare la verità, perché alla fin dei conti vuole aver ragione e vuole appropriarsi della narrazione. Ed è importante dare ai bambini, questo libro parla ai bambini con un linguaggio da bambini semplice ma non banale, ma non banalizzato, quindi affronta tutti i temi, dall'industria delle armi appunto alla propaganda. E l'importante è rendersi conto che durante una guerra esiste un'informazione di guerra, esiste una propaganda e bisogna cercare sempre di riflettere prima di prendere per buona, la notizia che ci arriva. Bisogna sempre cercare di ricordarsi che in un conflitto bisogna prendere parte. È la parte che dobbiamo prendere, cioè dobbiamo stare dalla parte delle vittime. Generali, ministri, presidenti, signori della guerra, capi banda, capi bastone e così via, hanno dalla loro il potere e il potere delle armi. Le vittime non hanno alcun potere e non hanno voce. Per raccontare le vittime, per far parlare le vittime, però c'è bisogno di empatia, di condividere con loro rischi e sofferenze e di non esporle nella loro vulnerabilità, non trasformarle, almeno questo è lo sforzo che bisognerebbe fare in un soggetto di spettacolarizzazione, di TV del dolore, come si usa dire. È evidentemente un equilibrio difficile da mantenere, però bisogna sforzarsi perché, ripeto, in una guerra bisogna prendere una parte, e la parte delle vittime, da qualsiasi lato del fronte siano. Noi di Rete della Pace, in particolare le associazioni Itaca, Federconsumatori, Emergency, Libertà e Giustizia e CDC, abbiamo organizzato questo incontro con Nico Piro per sostenere gli ideali della pace, che non significa essere pacifisti, non significa essere buonisti, ma essere persone che cercano un dialogo con l'altro e non un conflitto che finisce sempre male. In particolare, noi come associazione Itaca abbiamo già presentato Nico Piro l'anno scorso e nel mio intervento in pratica citavo Freud, che nel noto carteggio con Einstein prima della Seconda Guerra Mondiale appunto diceva che la più iniqua delle paci è migliore della più equa delle guerre. Credo che questo sia qualcosa da tenere in considerazione, nonostante sembra che la volontà di mettersi a un tavolo nelle due grandi guerre che esistono oggi non ci sia.